l'eccellenza per il Cani Gatti in questi ultimi 20 anni è stato spesso un obiettivo, un sogno, poi diventato un miraggio, un'utopia, quasi un incubo. Come una bella donna che ti affascina, ti seduce, ti ammalia, che si lascia accarezzare ma sul più bello ti volta le spalle e se ne va, l'eccellenza ha spesso sedotto e abbandonato il Cani Gatti. È stato così a Bagheria con il Rocca di Caprileone, è stato così neanche un anno fa a Scordia contro il Real Avola. Questa volta però il traguardo è vicino, il sogno sta per diventare realtà. 26 marzo 2017, Cani Gatti Raffadali, è la partita dell'anno. Oggi forse si fa la storia. Dallo stadio Carlotta Bordonaro di Cani Gatti, buon pomeriggio da Sebastiano Borzellino e Silvio Di Liberto. Si affrontano le due squadre migliori del campionato e lo fanno con una cornice di pubblico a dir poco fantastica. Si dice che Cani Gatti vive di calcio, lo confermano i 1800 del Carlotta Bordonaro, e sono 1800, forse qualcosa in più, perché per ordine pubblico e sicurezza non sono stati stampati altri biglietti. Due grandi squadre, una cornice di pubblico eccezionale, l'eccellenza in palio, beh, cosa volere di più? Cani Gatti Raffadali, lo ripetiamo, è la partita dell'anno, coreografia meravigliosa, i colori bianco-rossi che dominano qui al Carlotta Bordonaro, la torre dell'orologio, simbolo della città, un lavoro maniacale ed eccezionale degli ultras Cani Gatti, lo ripetiamo, è la cornice degna per una partita che si preannuncia fantastica. Partiti, è iniziata adesso la partita dell'anno, Cani Gatti Raffadali. In piena curva a cantare anche loro, li abbiamo visti un po' giù di corda. Attenzione che Tarantino è in posizione regolare, Tarantino destro lo schiaccia troppo, pallone si perde sul fondo, pallone Spina che poi lascia a Vitrano, dentro il pallone per Santaggio e fuori dai pali Funari e la palla esce d'un soffio, occasionissima, occasionissima davvero. Ciancimino consegna palla a Sette Case, attenzione al contropiede, ancora il Cani Gatti, Sette Case per Tarantino. In aria, va via Ciancimino, Tarantino ancora, è pronto il cross che arriva! E in anticipo Tilaro su Falsone. Tarantino, di prima, Falsone, controllone dei migliori. Cardinale destro, largo. Ancora inquadrato lo spettacolo dei tifosi del Cani Gatti. Circa 2000 persone dal Carlotta Bordonaro. Cardinale che invece va a riposizionare la sfera, Cardinale più per un cross, Sette Case per la conclusione diretta, parte Sette Case, sinistra in porta e la palla che colpisce la traversa, no, c'è la deviazione, calcio d'angolo. Intanto è Falsone che adesso si è stretto vicino a Pirrotta, Tarantino a destra, Sette Case a sinistra, eccolo il cross, cerca Falsone, non arriva nessuno, Sette Case solo, sinistro, palla dentro, Tarantino colpisce male, pallone che finisce alto, ha sprecato una grossa occasione il Cani Gatti. Va via Pirrotta, va via ancora Pirrotta che ha saltato Priolo, Pirrotta in aria, Pirrotta! La sboccata! Il Cani Gatti non segnava da tanto tempo, è arrivato adesso il gol numero 19, il gol che potrebbe valer dire eccellenza, l'abbraccio a Francesco Maggio in tribuna tra i tifosi, si viene a godere l'applauso e l'urlo dei tifosi del Cani Gatti, il bacio alla maglia, ma quello che più conta è che al 42esimo e 30 secondi il Cani Gatti è passato in vantaggio, il gol è il numero 19, la firma è sempre la solita, è quella di Alessandro Pirrotta, lo aveva detto in settimana, vorrei mettere la firma, meglio il sigillo sulla promozione, perché la firma l'aveva già messa con 18 gol, è arrivato il numero 19, è arrivato quello che in questo momento è il gol più pesante dell'intero campionato, lo abbiamo detto 10 secondi fa, non sarebbe cambiato nulla, più 6, adesso il Cani Gatti è a più 9, Pirrotta che cambia il volto di questa partita, che lancia al momento il Cani Gatti verso l'eccellenza. Arriva qui il fischio, il signor Davide Matina, finisce il primo tempo col Cani Gatti in vantaggio, 1-0, il gol arrivato al 43esimo, la firma di Alessandro Pirrotta. Prendiamo la linea dal Carlotta Bordonaro, vi giunga nuovamente il benvenuto e ben collegati
Ben ritrovati da Sebastiano Borzellino e Silvio Di Liberto, tutto pronto per la ripresa. Attenzione qui a Pirrotta, ancora dentro a cercare Falzone, posizione regolare, chiude troppo il sinistro e palla fuori. Tanto per cambiare, Antonino Cardinale non c'è intesa con Sette Case, prova a ripartire e attenzione che il Canicattì rimane in 10 uomini. Cardinale espulso, doppio giallo. Parte Priolo, Funari ci arriva in calcio d'angolo. Martino, gran palla dentro per Bognanni, posizione regolare, Pirrotta non ci arriva, Sette Case che da lì può calciare, sinistro a giro, Tilaro in tuffo, Sette Case va ancora in sola posizione, Bognanni va a centrale, sinistro potente ma largo, due uomini del Raffadali a disturbare la visuale. Priolo morbido, Funari grande intervento, ancora Funari, non è finita, parata mostruosa, mostruosa di Mattias Funari, l'abbraccio di Montana Lampo, doppio intervento prodigioso al minuto 39, si congratula anche Gabriel Spina, bellissimo il gesto, probabilmente sarà Tarantino a fare la punta centrale. Attenzione qui al gran destro, mamma mia che tiro di Priolo, ancora una volta è lui l'uomo più pericoloso. Carrellata dovuta sugli spalti del Carlotta Bordonaro, mani al cielo, ritmo cadenzato per i quasi 2000 presenti oggi in tribuna al Carlotta Bordonaro. Dosso accelera, Dosso ancora, Dosso va giù, è finita, finisce qui, è una data che la città di Canicattì probabilmente non scorderà più, è il 26 marzo, il Canicattì ha battuto il Raffadali, il Canicattì vola più 9 sui giallo-verdi, non è matematica ma l'eccellenza è lì che aspetta i biancorossi.